Salve a tutti, sono Antonino Montalbano e questo è il quarto video tutorial sull'utilizzo del software Sika Carbotour. In questo video vedremo come progettare il rinforzo a taglio su una trave. La geometria della trave e anche i carichi agenti sono i medesimi del video in cui abbiamo progettato il rinforzo a flessione. Quindi abbiamo una trave, una campata con incastro appoggio di lunghezza 5 metri, soggetta a dei carichi iniziali di 10 kN per metro, dei permanenti di 13 kN per metro e degli accidentali di 17 kN per metro. Abbiamo scelto un calcestruzzo con un RCK di 25 kN e per quanto riguarda le sezioni possiamo lavorare con una sezione rettangolare in cui andremo a eseguire l'avvolgimento completo, con una sezione a T o con una sezione rettangolare in cui abbiamo a disposizione solamente tre lati liberi. Nel nostro caso considereremo una sezione a T. L'altezza è 350 mm, la larghezza dell'anima è di 200 mm. Un parametro fondamentale per il progetto che andiamo a eseguire è rappresentato da questa altezza, che è l'altezza disponibile per l'avvolgimento a U del nostro rinforzo in fibra di carbonio. Nella parte bassa della schermata andiamo a inserire quella che è l'armatura resistente a taglio della trave. Abbiamo un acciaio B450A e abbiamo delle staffe a due braccia da 8 mm a passo 250 mm. Nella schermata successiva andiamo a selezionare la categoria, in questo caso uffici, e vediamo che allo stato limite ultimo il taglio agente, che è quello disegnato in verde, supera il taglio resistente, che è quello disegnato in rosso. In particolare, il taglio resistente senza rinforzo è di 72,4 kN, il taglio agente è di 118, quindi la trave in questo tratto ha bisogno di un rinforzo a taglio. Per la scelta del rinforzo a taglio, ovviamente utilizzeremo i tessuti in fibra di carbonio e in particolare andremo a selezionare il tessuto Sika Wrap 400CHM, che è un tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alto modulo. Premendo sul pulsante, vediamo che il programma progetta il rinforzo a taglio per tutto il tratto in cui mi necessita il rinforzo a taglio. Ho la possibilità di scegliere se utilizzare un incamiciamento continuo o delle bande discrete. In questo caso possiamo procedere con le bande discrete, in cui avremo quindi delle strisce di larghezza 100 mm disposte interasse 130 mm. È possibile, come visto nei moduli precedenti, eseguire la verifica di resistenza in caso di incendio. In questo caso il lato 1 sarà non esposto. E il software graficizza in funzione del tempo l'andamento del taglio sollecitante e l'andamento in rosso del taglio resistente. Nel caso specifico, il tempo di resistenza a fuoco della nostra trave senza bisogno di un'ulteriore protezione a fuoco è di 76 minuti, quindi possiamo assegnare alla trave una classe di resistenza a fuoco R60. Come abbiamo visto nei video precedenti, l'output generato dal software è costituito da una relazione di calcolo completa con tutti i dati, le ipotesi di calcolo, le formule utilizzate, tutte le verifiche eseguite e il capitolato tecnico in fondo del prodotto utilizzato per il rinforzo. Questa relazione può essere visualizzata in anteprima nel programma stesso e poi esportata in PDF, Word o RTF. E con questo si conclude questo video riguardante il progetto del rinforzo a taglio su un elemento trave.